spettatori, non siamo evidentemente in uno studio televisivo, ma siamo sopra un red carpet, il tappeto rosso dell'Italian Contemporary Film Festival, che ha aperto questo giovedì la sua kermesse. Siamo qui a Riccardas, iniziano ad arrivare gli ospiti internazionali ed ecco, vediamo alcune immagini di questa strepitosa manifestazione e soprattutto di questa strepitosa festa. Erano le immagini della festa di apertura che si è svolta qui al QRC Building. Adesso facciamo un passo a ritroso, andiamo alla mattina dell'apertura, dove l'Istituto Italiano di Cultura è stato teatro di diverse conferenze stampa. Abbiamo visto lì Antonio Albanese e Giuseppe Battistone. Vediamo una clip e che cosa ci hanno voluto dire ai microfoni di Omni. Antonio e Giuseppe, benvenuti a Toronto. Grazie, grazie. Sono benvenuto. Il Canada è un paese che io non conosco, quindi è stato, come dire, un arrivo gioioso, felice, perché è un paese importante, un paese enorme, grande, non solo per sentito dire, ma insomma il desiderio c'era ed è un grande onore partecipare a questa festa del cinema, se vogliamo, italiano in Canada. Quindi sono molto eccitato. Ecco. Quando qualunque mente, dicendo la qualunque, è andata al Festival di Berlino, per me è stato un onore grandioso, perché è una commedia che va, cioè un film che racconta un paese in un festival così importante. A un certo punto, durante il film non rideva nessuno, tedeschi, amanti dell'Italia, guardavano così, invece in Italia si ride, perché figurati, siamo abituati a ben oltre. E alla fine del film si alza un tedesco amante dell'Italia, forse anche un mezzo professore d'università, si alza e mi dice: le posso dire una cosa, signor Albanese? Cioè, mi dica, io non ho mai visto mai niente di più drammatico. Il primo impatto col Canada è stata un'accoglienza mediterranea, proprio, è stata affettuosissima, calorosissima. Abbiamo appena terminato una conferenza stampa ricca di domande interessanti, di curiosità belle, soprattutto qui si sente un grande amore per il cinema italiano in generale, ed è una cosa che ci inorgoglisce innanzitutto, ci riempie anche di speranza per un cinema che già ha espresso, voglio dire, quest'anno ha espresso un'altissima qualità al cinema italiano, e che la mia speranza è che possa continuare a esprimere questa qualità. Ecco Giuseppe, due film di qualità, e il primo è Finché c'è Prosecco c'è Speranza, è un bellissimo giallo. Sì, è un noir campagnolo, come lo vamo definire, dove interpreto la parte di un ispettore di polizia che deve indagare su tre morti, su un caso dove ci sono tre morti sospette. In questo film il protagonista fa un percorso attraverso il senso della giustizia e che rischia spesso di contrapporsi a quello della vendetta, quindi riesce a fare chiarezza sulla differenza che c'è tra queste due condizioni, e di più non mi sento di dire perché rivelerei la trama, però comunque c'è anche un rapporto con un territorio. Il titolo non c'entra molto con il film, il titolo è il titolo del romanzo da cui il film è tratto, ma in qualche modo si parla di questa terra del Prosecco, che è una terra di rara bellezza veramente, ma che rischia di essere un po' soffocata da una forma di sfruttamento intensivo di quelle colline e di quella terra così incantevole.
Fabio, ho conosciuto un ragazzo. Alessio? Dov'è casa di Alessio? Bastoggi. Dove, scusa? No! Quello è un posto irrecuperabile. A Confluto Scampia è un centro benessere. Io ho conosciuto anche la mamma. Io voglio sapere che vuole, tu fia dammi fio. Sono così orgogliosa della mia Agnese. Ma dobbiamo essere felici anche noi. Mi ha detto che abita in un quartiere popolare, ma vivo. È un pochino più complessa di così. È appena tornato dalle vacanze, un paese esotico. Arabi, magrebini. Un crogiolo di razzo. New York. Le Bibbia. Un crogiolo di fida una mignotta. L'Italian Contemporary Film Festival ha scelto come film d'apertura una commedia, Come un gatto in tangenziale. Attore principale Antonio Albanese, che ha presentato questo film davanti a un pubblico di 500 persone al TIFF Bell Lightbox. L'Italia sta vivendo un momento dove, come dire, la comicità ormai non ha più senso, c'è qualcosa di molto diverso, però è bello anche per questo. Quello che ha molto colpito del film è il rapporto tra due persone, tra due mondi apparentemente diversi, insomma. È, da parte mia c'è un politico, un medio borghese, che tra l'altro cerca di lavora con onestà, con passione per la periferia, ma la periferia non l'ha mai vista, non l'ha mai frequentata, teorizza come molta politica fa, cioè non si avvicina mai, in poche parole, alla gente, elementare la tematica. Dall'altra parte c'è una periferia che non si conosce, praticamente non semi sconosciuta, completamente sconosciuta, quindi c'è questo incontro tra due esseri umani quasi completamente diversi, e questo, c'è questo bisogno, non solo in Italia, anche in Canada, ovunque, proprio di, da parte di sentire la gente, di vivere più la gente, di ascoltare i desideri, le problematiche, le tensioni, le ansie, questo non avviene più, quindi forse questo film ha colpito anche per questo, c'è una voglia, un desiderio di dialogo, di dialogare, di stare insieme, e in più c'è questa combinazione tra me e la meravigliosa Paola, perché dopo l'esperienza del film precedente con mamma e papà ci siamo proprio come trovati, e l'attore in un modo o nell'altro è comunque musicista, quindi riuscire a suonare e a recitare insieme si diventa un po' più bravi, c'è un'intesa tra me e lei che sembra a tratti credibile. Il marito non era particolarmente contento perché è il regista. Perché davvero c'è un'intesa, tutti dicono: ma avete combinato anche qualcosa durante il film? Ma c'è mia moglie, e gliel'ho detto anche, mia moglie mi crede. Io vi auguro davvero una buona serata, perché certamente noi ci vediamo poi di conseguenza dopo per il dibattito, che sia un bel dibattito, perché è un lavoro crudele il nostro. E quindi davvero vi auguro una buona visione e veramente grazie. Sul palco del TIFF Bell Lightbox, oltre ad Antonio Albanese, c'erano altri due attori eccezionali del cinema italiano. Giuseppe Battiston, pluripremiato in tanti film, che presenta qui a Toronto due film, Hotel Gagarin e Finché c'è Prosecco c'è Speranza, e anche un cantante che adesso è anche attore, Fabio Rovazzi, anche lui è salito sul palco del TIFF Bell Lightbox. Sentiamo che cosa ha avuto da dire. Grazie mille di avermi invitato qua, sono contento di essere fuori luogo anche in Canada. Sta traducendo lui. Posso portarlo al ristorante, sì, dopo, perché non capisco delle cose, ordino sempre piccante, questo è grave. Comunque, non sono un rapper e non so, però mi piace, quindi continuate a dire che sono un rapper, perché fa molto Drake questa cosa. Grazie mille, spero che il film poi vi piaccia, insomma, ci ho provato e vediamo come va. Ciao! Rovazzi, ti piacerebbe lavorare nel mondo della pubblicità? Certo, è sempre stato il mio sogno. Volantini, buongiorno. Ma vado via, ciao. Mi stai lasciando per andare a fare la cameriera a Londra? Elena mi ha lasciato. E questo uso di peluche, che cos'è? Tutti i regali che le avevo fatto. Giusta, li bidone della differenziata. Vetro, plastica, regali di merda.
Alla voce reddito non ha scritto niente. Prego. Secondo me è un film originale perché ha alla base tanta onestà, mentre in Italia di base abbiamo come modello comico quello del fregare il prossimo, quindi secondo me è una novità nel genere. Sono molto contento, è una prima opera, è una prima esperienza e mi ha formato molto, mi ha dato modo di vedere un po' come funziona il mondo del cinema e sono molto contento, insomma. Una puntata un po' speciale questa di Omni del venerdì, perché è tutta dedicata all'apertura dell'ICFF e adesso vi facciamo vedere altre immagini di questa festa, dei musicisti che vi hanno partecipato e ovviamente del buon cibo italiano che ha lietato tutti gli ospiti. Alla prossima settimana!